Story Time. Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi andremo alla scoperta di una band di modern blues. Ce la presenteranno due dei suoi 5 componenti. Prima di presentarveli vi invito però come sempre a seguirci su tutti i nostri canali social. Nel dettaglio trovate Storytime su Facebook, Instagram, YouTube ma anche su LinkedIn. Quindi se vi va seguiteci un po' ovunque in modo tale da restare connessi con tutti i nostri contenuti. Detto ciò, vado subito a dare il benvenuto agli ospiti di quest'oggi. Sto parlando di Fabio Madeddu e Marcello Romani. Ciao ragazzi, bentrovati. Ciao a tutti, grazie. Come state? Tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora, BB Blues Band è il nome appunto della band. Prima di presentarvi la band, i ragazzi si presentano a partire da Marcello. Prego. Ciao a tutti. Allora, io inizio a suonare all'età di 9 anni, 10 anni con un maestro. Intorno alla prima adolescenza, 14-15 anni, inizio a suonare con Alex Baroni nei box di casa nostra. Andiamo avanti e facciamo musica da lì senza mai smettere, con diverse esperienze, tra cui diverse cover band e band giovanili con pezzi originali. Dall'età di circa 27-30 anni, che vuol dire tanti secoli fa, incontro Fabio in una band che è la Docks Band, con la quale abbiamo girato per più di 20 anni e ci conosciamo a respiro. Bene, si presenta dunque anche Fabio. Ciao a tutti, appunto Fabio. Anch'io nasco, diciamo, con una storia da giovane, fin da giovane, da circa 10 anni ho iniziato a suonare la batteria, a approcciare la batteria come autodidatta. Verso i 14 anni ho incontrato un grande maestro che era Giulio Capiozzo, batterista degli Area. Con Demetrio Stratos e Aristavolazzi, le leggende italiane. Un maestro favoloso che mi ha aiutato tanto, ho imparato tantissimo. Da lì sono partito con varie esperienze musicali sul territorio, non solo, con varie band. Ho avuto la fortuna di partecipare a Castrocaro, a partecipare a Sanremo Giovani quando ero ancora un ragazzo. Poi appunto, strada facendo, ho incontrato Marcello e la band, ovvero la Docks Band, con la quale abbiamo girato la Lombardia e l'Italia, perché abbiamo girato ovunque, e ancora oggi ci troviamo insieme con un nuovo progetto che adesso andremo a presentarvi. Esatto, Fabio, prima di arrivare un po' al racconto della band, ci presenti i restanti tre componenti? Assolutamente. Chi sono? Noi abbiamo alla voce Silvia Rumi, che sarebbe però, Bibi. Che sarebbe Bibi, quindi già Bibi. Svelato il nome. Non che la moglie di Marcello. Perfetto. Okay, per dire tutto. Vai. Dopodiché abbiamo un bravo tastierista che è Guglielmo Angioni, che collabora con noi da ormai un anno e mezzo circa, due anni più o meno. E poi abbiamo il buon Flavio al basso, anche lui collabora con noi da circa due anni, da che abbiamo strutturato questo nuovo progetto, del quale appunto andremo poi in dettaglio a breve. Bene, Marcello, allora presentaci come e per mano di chi è nato questo progetto, come mai la scelta del blues, allora, modern blues, raccontaci un po'. Il progetto nasce da una mia idea, dopo aver suonato per più di 30 anni, diciamo ovunque, abbiamo fatto dai locali più infami fino agli stadi, abbiamo suonato sullo stadio di Monza con Antonella Ruggero, allo stadio di Trento, abbiamo fatto delle cose bellissime. A un certo punto io sono sempre stato un amante della musica suonata e della musica dove si sentono i musicisti, e mi piace la musica calda, tra virgolette. Ho iniziato a avvicinarmi a questo, diciamo, modern blues perché hai delle basi blues che sono la storia della musica, con la possibilità di poter spaziare con armonie un attimino più moderne, soprattutto con suoni un po' più moderni, dove spazio che lasciano al cantante, ai musicisti, di esprimersi al meglio, senza eccedere in virtuosismi esagerati che spesso stufano il pubblico. Bene, allora vogliamo parlare un po' delle pubblicazioni, Fabio? Allora sì, abbiamo appunto queste due pubblicazioni che abbiamo fatto. Sono belle fresche, no? Fresche, sì, sono indicativamente cos'era, maggio-giugno di quest'anno. Sì. Sono stati pubblicati appunto in virtù del fatto che avremmo dovuto partecipare a Sanremo Rock con uno di questi brani che abbiamo pubblicato, per cui abbiamo deciso di partire con questi brani. Quello che è, diciamo, il focus che è stato dato principalmente è al brano Blue, Pink and Grey, che è quello che abbiamo poi portato a Sanremo Rock, effettivamente. Bene. E
poi con l'altro brano Marcello lo e New Day. Ma guarda, l'idea nasce così. Allora, il mio progetto aveva un'intenzione di arrivare a questo, ma io pensavo fra un paio d'anni. Poi a un certo punto, tramite il nostro bassista, che è un mago dei social, punto, nel senso che Marci, ho trovato questo, fai tu volentieri. Bene. Allora mi leggo tutto il regolamento e giustamente dicono sarebbero apprezzabili, cioè senza sarebbero, dovete presentare due pezzi originali. Io ho detto ragazzi, due pezzi originali, perciò mi metto giù di buzzo buono, noi abbiamo una sala dove sogniamo che io l'ho adibita sala di incisione proprio, ho fatto tutto. A San Donato Milanese. A San Donato Milanese, esattamente. Perciò diciamo che ho scritto i pezzi, melodie, armonie, tutto insieme e poi li abbiamo arrangiati diciamo insieme. E sono usciti questi due pezzi. Soddisfatti Marcello di questi due pezzi? Come sono andati? Devo essere sincero, per la velocità con cui sono stati fatti sì, anche perché per esempio Blue Pink and Grey è un brano che prende di ispirazione il sound di Gary Moore. Gary Moore è un chitarrista meraviglioso che nasce dall'hard rock, chitarrista irlandese, e una trentina d'anni fa se ne esce con un disco Still Got the Blues con queste sonorità, perciò basi blues con una chitarra che piangeva e urlava, una Gibson Les Paul standard, meravigliosa. Infatti quando abbiamo presentato questo pezzo mi sono stati fatti i complimenti degli organizzatori di Sanremo Rock, perché hanno detto abbiamo riscontrato il sound di Gary Moore, sei riuscito a scrivere un qualche cosa che non copia ma si omaggia l'artista. Esatto, omaggia. Il testo diciamo che è un gioco di parole, Blue, Pink and Grey sono tre colori che accostati insieme diciamo che sono proprio bruttissimi. Però voglio giocare col fatto che l'artista dà un suo significato alle cose, perciò spesso il male di vivere dell'artista, l'incapacità di essere compreso è tutto, quando tu riesci a entrare nei suoi meccanismi, perciò del blu, pink and grey che all'apparenza non vogliono dire niente, riesci a capire quanto profondo può essere. Perfetto. Eccetera. L'altra invece, New Day? L'altro pezzo nasce da un evento triste. Esatto. Perché purtroppo nel febbraio di quest'anno è mancato un mio carissimo amico e il problema è che l'ho trovato io. Sono okay. Andato, perciò lasciamo perdere annessi connessi, insomma, sono andato in casa con pompieri e compagnia e l'ho trovato lì. E allora è un omaggio a questa persona che era una persona meravigliosa e New Day, perciò un fatto di una nuova, di un nuovo inizio, di un nuovo, una sorta di riscatto da quello che è successo. Tutto chiaro. Allora mi raccomando, seguiteli su tutti i loro canali social, li trovate su Facebook, Instagram e YouTube, giusto Marcello? Giusto. Progetti e programmi in vista del futuro, dobbiamo attenderci qualche novità entro la fine dell'anno o aspettiamo il 2024? Sì. Allora, diciamo che abbiamo firmato nel luglio. Fine luglio discografico, sì. Un contratto discografico con la Play Music di Milano di Ettore Di Liberto. Sì. E perciò niente, abbiamo un paio di nuovi singoli in programma che ci verranno prodotti, distribuiti e arrangiati da... Entro la fine dell'anno? Guarda, dobbiamo presentarli per novembre. Ah, perfetto. Perciò è probabile che, secondo me, uno entro la fine dell'anno esce. Almeno uno uscirà, quindi io do i social per bene. BB Blues Band Milano su Facebook, BB _ Blues _ Band su Instagram, il canale YouTube è quello di Marcello Romani, giusto Marcello? Giusto, grazie. In chiusura, avete voglia di salutare qualcuno? In maniera speciale tutto il resto della band? Guarda, in particolare saluterei il resto della band. Assolutamente tutta la band. Che sono delle persone meravigliose. Bibi, che è mia moglie, ed è dedicato a lei perché ha fatto veramente dei grandi sacrifici per arrivare al livello che è. Perché io e lui ci siamo nati con gli strumenti in mano. Lei ci è arrivata dopo. Lei è bravissima. Che tra l'altro ha studiato con, come si chiama, con Rapaccioli, la Paola Folli. Comunque ha fatto veramente un... Flavio e Guglielmo Ride, che sono di ottimo supporto, e poi, se tu sei d'accordo, io ringrazierei, a parte Ettore che ha creduto in noi, di Liberto, della Milano Music Play, anche il mitico Doc Crippa, che è il nostro dottore ex primario del San Gerardo di Monza, che ci ha portato in giro a suonare ovunque per l'Italia per 25 anni passa. Assolutamente. E quindi un saluto speciale anche a lui. Va bene ragazzi, è stato davvero un piacere poter raccontare attraverso la vostra voce questa band di Modern Blues. Ricordo il nome... BB Blues Band. Ciao ragazzi, un saluto e alla prossima. Grazie a te, a voi, ciao a tutti, grazie mille. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.